immagini sono girate in diretta sabato 11 dicembre 2010. Due giorni prima sono cominciati i lavori di demolizione dell'ex zuccherificio, partendo dal settore della distilleria e dall'RT di fusione continua. Questo è l'escavatore con il braccio a tenaglia che sta demolendo la parete della vasca che conteneva le polpe fresche, mentre l'altro escavatore nell'altra posizione sta demolendo la vasca di fluidazione delle acque. Sono basamenti in cemento armato che debbono essere prima colpiti con uno scalpello a percussione e poi rimossi grazie alla benna a tenaglia che in questo momento sta togliendo la parete divisoria della vasca che conteneva le polpe secche. I lavori di demolizione di quest'area dove sorgerà il prossimo Famila è prevista per il febbraio del 2011. Contestualmente sarà demolita anche tutta l'altra parte del corpo fabbrica, dei magazzini di stoccaggio dello zucchero e delle officine di manutenzione. La ditta che si occupa delle demolizioni e poi della successiva costruzione del Famila è la ditta Rondelli di San Benedetto Po. Il materiale di risulta e le macerie verranno stoccate momentaneamente all'interno dell'area e sempre grazie ai macchinari della ditta Rondelli saranno macinate e triturate, mentre invece tutto il ferro che risulterà dalla demolizione e dagli scheletri dei capannoni che stivavano le polpe secche sarà sistemato a parte e portato in una discarica a parte.